Buonasera ragazzuoli, buonasera. C'è un bot che non stream, che vergogna. Comunque, siamo di nuovo su Life is Strange. È ancora il secondo episodio, Out of Time, e dobbiamo andare tipo da Chloe, se non mi sbaglio. Sono successe un botto di cose in questi giorni, cioè in questo giorno in realtà. Adesso non mi metto a fare la replica, penso che poi dal terzo capitolo in poi ci diranno cosa è successo. Io me lo ricordo in realtà. L'unica cosa è che quando ho chiuso l'ultima volta mi aveva salvato i progressi, quindi in realtà parte ce la rifaremo. Non è un grande problema, perché comunque è una parte molto 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 breve. Ok, non so se vi ricordate, eravamo qui e non abbiamo ancora parlato con la zia e con lo zio, cioè almeno avevamo parlato, solo che poi si è disconnesso, bla bla bla, e non abbiamo parlato più. Quindi, Hi, you ricominciamo. look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Allora, io cerco di rifare tutto quello che ho fatto la prima volta, cioè l'altra volta, e direi che sono appena I just scesa. got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, Ascoltiamoci un po' good le paturne luck. di Thanks, I statizia. Ok, sure need it. un messaggio da Chloe. Niente emoticon, sono in ritardo, prendi un posto al dinner. Mammina ti sfamerà, lo spero. Sarebbe un privilegio vederti prima di mezzogiorno. Praticamente Chloe è una ritardataria, ma di quelle pesanti. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Ma in realtà le foto non si possono cliccare. No, quindi direi che esci. Se parliamo di nuovo con We lei, just succede keep waiting qualcosa? and hope the No, bus comes. assolutamente no. Parliamo con sto tizio dall'aria No time to non proprio chit-chat. affidabile. I'm a millionaire. Yep. Ma lui è un Got my lottery milionario. ticket right here, waiting for the bus so I can cash it in. Si vede dal Woolrich che indossa che è milionario. Ok, se facciamo guarda. Already seen a lot of changes to Arcadia Bay in his lifetime. Niente di speciale. Parliamo con questo. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Ok, anche questo l'abbiamo già letto. Restituiamo la linfa vitale ad Arcadia Bay, salviamo la nostra baia, fermiamo la distruzione dell'uomo. Ottimo. Vediamo lui cosa ci Good dice. morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Beh, direi che è cambiata assolutamente. Cioè, Has the saranno town passati un changed botto di much? anni. By Neptune's beard it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. Se l'è cavata o ha una barca? Boh, se l'è cavata. You did pretty good to have lasted this long. Oh, the fish used to jump onto my boat. Until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. Ovvio, ovvio, i Prescott sono ovunque. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Beh, direi. Li conosce? Do you know them? Too good for my working kind, but I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to Ovvio. learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Ok, proprio in modo brutale ce lo siamo levati, sto tizio. E non so se qui c'è qualcosa che non ho visto, tipo questo non ci si può interagire.
camper. Guarda. Ok, il camper dell'altro giorno, però l'altro giorno non l'avevamo visto sto camper. Il cane infame. Allora, mi ricordo che c'è qualcosa di inquietante in quel tizio e il suo cane. Direi abbastanza inquietante. Controlliamo il giornale. Snow. Well, that's a good start to the story. Non male come incipit. Servizio meteo sconvolto dalla neve. Il servizio meteo nazionale non ha ancora trovato alcuna spiegazione all'inattesa nevicata avvenuta in Arcadia Bay, Oregon, questa settimana. Sto leggendo come non so cosa, però effettivamente tipo ieri mentre spiegavamo le cose a Chloe è venuta giù una nevicata e faceva presagire qualcosa. Parliamo con sto tizio. Sir? Can you believe this town? The world is on fire and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds. Si sta lamentando che sul giornale c'è come in prima pagina la neve che è successa, cioè che è scesa ieri. La neve è stata strana da quanto vive qui. No, già è strano lui. Diciamo che seguiamo il suo discorso. La neve è stata strana, non andiamo ad approfondire altri discorsi di un tizio che ci ispira veramente poco. Global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. Sì, certo. Questa città è un mistero, Rachel Amber. Parliamo di Rachel Amber e lei è la ragazza scomparsa. I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Tutti si annoiano in questo paese. Effettivamente non è che sembra molto allettante. Parliamo con sta tizia. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Sì. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Sa tutto su questa città e sulla Blackwell. Quindi, cosa le possiamo chiedere? Parliamole della famiglia dei Prescott. You have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead. Like anything in their way. Ce ne siamo accorti. Threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell, almost. No, sono proprio i padroni della mia scuola, cioè del college. Effettivamente possiamo parlare di Joyce, però parliamo prima di Arcadia Bay. Ciao Doom 13, buonasera. Alla fine ho dovuto rifarlo perché non aveva salvato. Quali cambiamenti? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness too. Greedy bastards that ruin this town, put people out of work, out of home. Like me. Mm-hmm. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. Odia il sole e ama la nebbia. Io le proporrei di venire a vivere a Milano in questi giorni che ci starebbe a pennello sta tizia. Sì, effettivamente lei è stata una delle vittime della famiglia Prescott, senza ombra di dubbio. Immaginavo salva molto raramente. Sai che non mi ricordavo perché effettivamente quando ho fatto facevo capitolo per capitolo, quindi non avevo questo problema. Joyce Price, che è la mamma di Chloe. Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. Sì, David Madsen. His name is David Madsen. He told me to get a job once, asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right.
Lo speriamo tutti, guarda. Ok, allora mi ricordo che di qua riuscivo a fare una foto e poi possiamo continuare. Facciamo la foto al cagnolone. Perfetto. Raga, un attimino che controllo. Usti, ma sto perdendo un botto di fotogrammi. Raga, veramente, veramente un botto. Sta calando pian pianino, però non sono sicura. Cioè, se adesso continuo a giocare, provo, nel caso diventasse inguardabile, fatemi sapere. Ok, direi che possiamo. Se proviamo a parlare con lei di Come nuovo. talk to me any old time you want, young lady. Ok, ha detto che possiamo venire a parlare con lei tutte le volte che vogliamo. Se ogni tanto buffera a caso. Guarda, si stanno riducendo i fotogrammi persi, però non lo so, non lo so. Proviamo ad andare ancora un pochino avanti, magari si risolve. Speriamo. Ok, direi che di qua abbiamo fatto tutto. L'unica cosa che ci resta è entrare nel locale. Smell of breakfast and the sound of clanging L'odore della silverware. colazione e il Makes me tintinnio feel delle 13 again. posate. Ricorda la sua infanzia. Allora, lui è il pescatore di prima, non mi Did you catch sembra. any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones Mamma today. mia, che faccia che ha I'm gonna need more questo. room for my eggs. Mamma mia, che faccia. Questa donna strana. Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? No, con te magari no. Con qualcuno di magari un po' più interessante. Guarda. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Che schifo. Guardiamo This anche guy has questi. serious cojones. Questo qui ha due palle così. Chi è che è? Parte in una spedizione sul mare con il comandante Cousteau. Solca le acque dell'oceano con il leggendario lupo di mare, Jack Cousteau e i suoi mondi sommersi. L'hai visto in TV, hai letto di lui sui giornali. Un capitano locale, pescatore ed esperto marinaio con 30 anni di esperienza. Farà scoprire a te e al tuo gruppo il bellissimo regno acquatico di Arcadia Bay in un'escursione di 3 ore. Non solo Jack ti spiegherà l'importanza della vita marina per l'ecosistema, ma ti aiuterà a pescare e prepararti il pesce. Tariffe per spedizioni giornaliere settimanali se ne va. La Madonna, che cos'è? Per maggiori informazioni visita il sito bla bla bla. Ma solo se mi insegni a fare il sushi, ma dubito. Volantini, volantini, guarda. Why does that so not sound fun? Niente divertente, tour Moby Deck, che ridere. E non ci interessa, non vedo a cosa possano interessarci queste cose, sinceramente, Why se didn't they hanno un clearly check risvolto this out nella before? scuola, cioè nella scuola, nella storia. Oddio, dislessia, portami via. Il Bigfoot, escursione del Sasquatch, esplorare i boschi selvaggi di Arcadia Bay con il famoso criptozoologo Chuck Pierce Jr. Mai sentito? Bigfoot, vabbè, roba che direi che al momento non ci interessa. Guardiamo il poster qui. The poster doesn't mention whacked students with guns. Perché cos'è che c'è scritto? Accademia Blackwell. Ah, giusto, stava parlando di Nathan. Eccellenza internazionale nelle arti e nelle scienze da oltre 100 anni. Visite guidate e gratuite del campus ogni terzo sabato del mese. Sì, effettivamente si sono persi un attimino che il pazzo di Nathan stava tipo uccidendo sua figlia nel bagno. Ok, noi non abbiamo un bel rapporto con i bagni, però comunque c'entriamo lo stesso. Kate Marshall, dai, che stronzi. Flash before pissing on floor, ok. Graffiti, That guarda. graffiti's been here forever. Guarda anche Thank you, questa. redneck poet. Arcadia Gay Sucks Deck. Pff, che roba. Gross. Rachel Amber,
Vabbè, insulti a caso come in ogni bagno pubblico che si rispetti, devo dire. Parliamo con quello che viene definito tipo. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Voglio soffrire in pace, va bene, soffri quanto vuoi. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Sembra un po' persa. Cosa te lo fa pensare? No, sono tipo affamata. Cosa ti devo dire? Non mi Just guardare così. hungry and thinking about what to eat. Now that is a real problem at the Two Eh Wells. I sì. can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese. Che schifo. Cioè, di mattina, ragazzi, stiamo parlando di mattina, questo maccheroni al formaggio di mattina. Uè, il Balrog! La sera che ci fai qui? Guarda, ogni tanto capita e niente, dai, occupo il tempo così poi alle 11 meno un quarto ci sono, più fresca che mai! No, in realtà stasera non avevo proprio nulla da fare, mi sono riposata un fottio, quindi ho detto vabbè, sono Arzilla, ce la faccio. E continuiamo con Life is Strange. Boh, visto che è un poliziotto, lui dovrebbe avere a che fare sia con Chloe che con David. Dovrebbe conoscerli entrambi. E tendenzialmente tutti e tre perché Joyce è praticamente alle sue spalle, quindi andiamo per ordine, chiediamogli di I David. guess Abbiamo you're bisogno di friends with David now. informazioni su I wouldn't use that David. word. We know each other. Why do you ask? Lui non vuole essere accomunato a David come un amico, quindi questo ci fa pensare che appunto ha una reputazione da schifo. Brava brava stream stream. Yes, of He kind of course. has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At Che the station, vocazione. we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. Ah, quindi è un poliziotto mancato. Cioè, non l'hanno preso in polizia, quindi va a rompere alle tipe del campus. Fatemi vedere un attimino una cosa. Ok. Ci sono. Chiediamoli di Chloe, sicuramente anche con lei avrà avuto a So, che you know fare. Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Come immaginavo. Poor Joyce. Just heard she even just got busted with pot in her room. Vabbè, scusa, con l'erba nella sua stanza gliel'avrà detto sicuramente David. Chi poteva dirglielo? Allora, non va bene, buttiamo merda su Chloe e ciò non mi piace. Niente di che, sminuiamo il problema, magari questo ci arresta. E chi gliel'ha detto? Proviamo a chiedere chi gliel'ha detto. Stai laggando, caspiterina. Eh sì, sono ritornati alti. Allora, non so come fare in realtà perché, cavolo, sono continuando ad aumentare, no? Dovrei aspettare che si fermi? No, mi sa che non si fermerà per ora. Cioè, sta continuando a salire il lag, i fotogrammi persi. Perciò, direi che se provo a fare come faccio sempre, ovvero chiudere e riaprire, dovrebbe funzionare. Almeno lo spero. Dai, provo. Provo velocemente.